A metà giugno del 1944 i tedeschi sferrarono un terribile rastrellamento contro la formazione del comandante Superti in Valgrande che ne uscì decimata. Quali e quante truppe vennero impiegate? Ma vi parteciparono da parte tedesca in totale due battaglioni di SS polizia coadiuvati da elementi italiani della RSI come Compagnia Autonoma Legione Ettore Muti o la GNR Pontida, per un totale di 4.200 militi non solo sulla Val Grande ma anche sulla Val d'Ossola e sui paraggi di Ornavasso. La caratteristica principale nell'operazione di Superti è quella che purtroppo, non resosi conto della portata del rastrellamento tedesco, comincia a girare sul territorio della Val Grande per due volte ricoprendo lo stesso tragitto. Facendo questo errore non fa nient'altro che cadere nelle mani dei tedeschi attorno al 17-18 giugno. La parte principale nel rastrellamento della Val Grande è data dal fatto che le forze italo-tedesche convergono contro le formazioni di Superti e di Muneghina da più fronti, facendo in modo e inducendo Superti all'errore, in modo che Superti comincia, non resosi conto della portata del rastrellamento, a girare su se stesso per ben due volte. Ripercorrendo per due volte l'intera Val Grande, cade nelle mani dei tedeschi e perde una buona parte della sua formazione. Il rastrellamento è conosciuto dai tedeschi con il nome Unternehmung Köln, Unternehmung per operazione Köln per un nome di comodo. È un rastrellamento che ha portato alla morte non solamente i 42 partigiani che conosciamo e che sono ricordati a Fondotoce, ma bensì diversi altri, come per esempio a Finero, a Pogallo, a Beura, i quali sono ancora in parte oggi ricordati da steli e da memorie che rimarranno nel tempo.